Salve amici lettori, eccoci qui nella libreria Le Storie di Camucia Cortona in Toscana. Ma facciamo un salto in libreria, eccoci per il nostro nuovo video sul canale Facciamo un salto in libreria. Eccoci nella libreria Le Storie. Allora, come potete vedere, amici, questa è una libreria molto particolare. Non si occupa solo di libri, ma tende anche a dare spazio agli artigiani toscani, e ne sono molti. Ora, come artigiano, abbiamo un bravissimo, bravissimo maestro che fa borse. Ma ora vi facciamo vedere il nostro tavolo delle novità librose. Ecco qui. Questo è il nostro tavolo di novità librose. Da qui pescheremo ogni volta qualche libro da consigliarvi. Ora andiamo nella nostra postazione. Eccola, questa è la nostra postazione. Rose rosse, da poco è passato San Valentino e ora faremo quattro chiacchiere librose. I libri di cui andremo a parlare oggi sono tre. Allora, due libri d'amore, non potevano mancare ovviamente i libri d'amore. Il primo è Davanti agli occhi di Roberto Emanuelli. L'altro libro che parla d'amore è Non parlare con la bocca piena di Chiara Francini. E poi non può mancare un thriller. Ne hanno parlato moltissimo di questo libro e dopo ne parleremo nel dettaglio. Fiori sopra l'inferno di Ilaria Tutti. Ok, allora partiamo dall'amore, quindi dal libro di Roberto Emanuelli. Allora, questo libro parla d'amore, sì, ma non solo. Il protagonista si chiama Luca e Luca ha da sempre il desiderio di fare lo scrittore, però le vicissitudini della vita lo portano a fare il broker, quindi ha pensato più a qualcosa di materiale che portasse denaro piuttosto che seguire la sua ambizione, il suo sogno, che è quello appunto di scrivere. Nella sua vita però capiterà l'amore, capiterà Mary, una donna straordinaria, una donna misteriosa anche, che sconvolgerà un po' i piani del nostro protagonista Luca. Questo libro ve lo consigliamo perché? Perché l'autore, Roberto Emanuelli, che è nato a Roma, dove vive tuttora e lavora, ha già pubblicato con enorme successo nel 2017 E allora baciami. Ve lo consigliamo perché è una penna accattivante, ha una scrittura scorrevole, leggera, è un libro sia per uomini che per donne. Leggero, ma nello stesso tempo fa riflettere. E ora passiamo a un libro che vi consiglio, di Chiara Francini. È stata molto apprezzata anche dalla critica Chiara Francini, che come saprete è un'affermata attrice e non solo, oltre che attrice ha fatto anche la presentatrice, è completa. E dopo aver scritto questo libro siamo rimasti, chi l'ha letto, sorpresi dalla sua penna, che è veramente, veramente straordinaria. È una scrittura brillante, divertente, fa ridere e fa piangere questo libro. Beh, passiamo un pochino a parlare della trama. Allora, la protagonista, che si chiama Chiara, proprio come l'autrice, Chiara che fa? Purtroppo finisce la sua storia d'amore, e lei si sente un po' persa. E quando ci si sente persi, cosa si fa? Si cerca di andare in un posto sicuro e lei torna a casa dei suoi genitori e da lì si aprirà un mondo. Lei, attraverso il vivere da adulta, ecco, con i suoi genitori, scoprirà tante piccole sfumature del loro rapporto d'amore che la porteranno a capire quali sono i veri valori della vita e a capire sia il rapporto dei suoi genitori, perché dura così tanto a lungo, e magari apprendere anche qualche consiglio per avere anche lei una solidità di rapporto di coppia, che oggi, diciamolo, siamo tutti concentrati su noi stessi, siamo diventati un po' egocentrici e per cui avere un rapporto che duri a lungo nel tempo è sempre più complicato. Ora proseguiamo, quindi buona lettura con il libro di Chiara Francini e continuiamo a parlare di libri con un thriller, quindi dall'amore passiamo a qualcosa di più adrenalinico.
Allora, Ilaria Tuti è stata contesa da tantissimi editori nella Fiera di Francoforte. Ora, anche Donato Carrisi, che noi della libreria Le Storie lo adoriamo, è un bravissimo autore, si è complimentato con Ilaria Tuti per questo libro. Sì, è un libro straordinario perché? Perché Ilaria Tuti è riuscita a creare un personaggio particolare, che sembra veramente vivo, sembra esistente. Questo personaggio è Teresa, che è un commissario di polizia. Questo commissario di polizia, non facciamo spoiler. Questo commissario, però, possiamo dire che ha il dono di avere un'arma. Un'arma che è la sua mente. Lei è una bravissima profiler e scoprirà, indagherà cosa accadrà tra le montagne dove ha ambientato questo testo, tra queste montagne straordinarie. Quindi andatelo a leggere, perché lei è friulana, è ambientato nelle montagne del Friuli. E per cui, ecco, ve lo consigliamo, perché tiene incollati alle pagine e sicuramente resterete anche sorpresi dal finale. Quindi buona lettura anche con questo straordinario thriller. Io sono Maria Chiara, amici della libreria Le Storie, e alle prossime letture, ai prossimi consigli di lettura dalla libreria Le Storie.